Quando ho incontrato Nick per la prima volta, compresi subito che era un uomo straordinario. Mio padre si trovava di fianco a mia madre mentre nascevo e quando vide la mia spalla senza il braccio, rimase allibito. Non voleva che mia madre si accorgesse di quello che stava accadendo e dallo shock abbandonò la sala parto e ancora incredulo si rivolse ai dottori dicendo «Mio figlio è nato senza il braccio destro» e loro risposero «No, suo figlio è nato senza braccia e senza gambe». L'intera chiesa che mio padre curava si domandò perché Dio avesse permesso tutto ciò. Ci volle un bel po' di tempo prima che i miei genitori si accorgessero che Dio, nel crearmi, non aveva commesso nessun errore. I genitori di Nick lasciarono ai piedi del Signore tutta la loro tristezza. No. Perché? Perché mi hai creato senza braccia e senza gambe? Perché non mi hai dato ciò che hai dato a tutti gli altri? Fu così che smisi di prendermela con Dio per quello che non avevo e cominciai a ringraziarlo per quello che avevo. Mia madre mi disse, «Nick, non so come e quando, ma Dio si userà di te». Quelle parole divennero un seme che penetrò nel mio cuore. Mi convertì a Cristo leggendo la Bibbia in Giovanni 9. Avevo 15 anni. Gesù attraversava un villaggio e si incontrò con un uomo cieco sin dalla nascita. Gli uomini che attorniavano Gesù gli chiesero perché quest'uomo fosse nato così. E Gesù rispose, «È così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui». Ricevetti la risposta alla mia domanda. Qual è la domanda e quale fu la risposta? La domanda era «Perché mi hai creato in questo modo?». Ed egli rispose, «Ti fidi di me?». Questo è il punto. Quando riusciamo a dire sì a questa domanda, tutto il resto non conta più. Io non sono un uomo senza gambe né braccia, io sono un figlio di Dio. Ma Dio vive in me e io vivo con la sua forza. Io lo ringrazio per come Lui non ha risposto alle mie richieste quando gli chiedevo di avere gambe e braccia. Infatti, questa mia condizione fisica mi ha reso uno strumento di Dio in diverse parti del mondo, portando attraverso la mia testimonianza circa 200.000 persone ad incontrare Gesù per la prima volta nei soli ultimi 7 anni. Come potrei quindi preferire a questo miracolo il fatto di avere gambe e braccia? No, sia fatta la sua volontà. Perché io preferisco il fatto di non avere temporaneamente sulla mia vita terrena gambe e braccia, ma di conquistare anime per Gesù e spendere con loro l'eternità in paradiso. In questi ultimi 10 anni, Nick ha condiviso la sua testimonianza in 24 nazioni, a più di 3 milioni di persone. What is your joy? Why can you rejoice always? Because the joy of having Jesus Christ loving you so much that he died for my sin, he's given me salvation. This life here is temporary. But you know what? I love the fact that that is the greatest joy of all, having Jesus Christ in my life. And I can be thankful. I thank God. I thank God he said no when I asked him for arms and legs. Did you? I did. I pleaded with God. God, give me arms and legs. I cried myself to sleep that night. I was hoping that when I'd wake up in the morning that I'd have arms and legs. But I stand before you today as a miracle of God. To prove to everybody a pure example of God's grace, love, and perfection. To know that I am the miracle. We are more than conquerors. Wow.